Cari amici, rieccoci ad ascoltare insieme il Vangelo, a lasciarci illuminare dal dono che dalle Sacre Scritture ci raggiunge ed è per noi. Mi pare che dobbiamo aprire subito la nostra riflessione con due domande. Noi possiamo lasciarci condurre da una domanda molto semplice, pratica, immediata: cosa fare? Ma a volte questa prima domanda nasconde quella più decisiva: cosa diventare? Se osserviamo bene, oggi siamo spinti a fare per diventare. Quello che io faccio mi permette di raggiungere, manifestare in qualche modo un'identità, un successo, un plauso. Ma potremmo anche dire, forse è la strada che il Vangelo vuole indicarci, dobbiamo diventare per fare. Si deve diventare quello che Dio fa di noi per operare in modo costruttivo e significativo. Allora ascoltiamola questa pagina di Vangelo, la troviamo soltanto in Luca, nessun altro ci racconta la parabola del buon samaritano. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E il prossimo tuo come te stesso.» Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai.» Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percorsero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno.» Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così.» Se notate, raccontando questa parabola, Gesù provoca proprio una maturazione. In fondo lui non tralascia di dire cosa fare. Cosa devi fare? Osserva i comandamenti. Vuoi raggiungere la vita eterna? Cioè vuoi trovare la tua realizzazione? Fai una cosa molto semplice: osserva i comandamenti. E ascoltando la prima lettura sentiremo che
quello che il Signore ci chiede di fare lo portiamo già dentro di noi, è vicino a noi, è nella nostra bocca, è nel nostro cuore. Quello che dobbiamo fare è amare Dio e il prossimo. E allora ci diciamo, è tutto chiaro quello che dobbiamo fare. Non c'è nulla da scoprire. Se bisogna amare Dio e il prossimo, allora diventa evidente quello che siamo chiamati a fare. Ma immediatamente c'è il passaggio che apre il problema nella parabola che abbiamo sentito proclamare. Volendo giustificarsi, perché siamo fatti così anche noi, nonostante sia chiaro quello che dobbiamo fare, alla fine ci accorgiamo che ci mancano le motivazioni, ci manca la volontà, ci manca lo slancio, ci manca l'attrazione, ci manca il desiderio. Sappiamo cosa dobbiamo fare, ma ci diventa difficile farlo. E allora Gesù a questo punto dà la risposta risolutiva. Più che dirci cosa fare, porta allo scoperto, diciamo, la vicenda che sta narrando. E Gesù intende insegnarci e indicarci non che cosa fare, ma dirci quello che dobbiamo diventare. Se prima noi non diventiamo prossimo, non ci facciamo prossimo, non arriveremo mai a fare quello che è necessario fare. E a ben guardare il dramma dei rapporti nel nostro tempo dipende proprio da questo. Siamo tutti capaci di dire agli altri cosa devono fare? Siamo tutti capaci di indicare quali sono le soluzioni? Siamo tutti capaci di scoprire quali sono le scelte prioritarie e quali le secondarie? Però, di fatto, siamo tutti a scacco matto. Perché? Perché ci è già chiaro cosa dobbiamo fare, ma non abbiamo scelto quello che dobbiamo diventare. Ecco, quello che il samaritano mette in campo esprime quello che lui è, esprime quello che lui è diventato prossimo, si è fatto vicino. Buona domenica a tutti voi.